Bene, rieccoci qua su Death Stranding. Allora, come ho già detto all'episodio scorso, dedico i primi, diciamo, 5 minuti massimo a un riassunto di quello che abbiamo fatto nell'episodio precedente. Allora, nell'episodio precedente, vabbè, più che altro abbiamo letto, sì, abbiamo letto un po' di voci nella posta e nelle interviste, siamo venuti a conoscenza leggendo che il regista vuole connettersi alle UCA, e infatti adesso mi sto dirigendo qui, non dal regista. Poi abbiamo scoperto che, esatto, in quest'area qui, piccolina che è scura adesso, c'è la casetta della cosplayer a cui dobbiamo consegnare un pacco. Infatti dopo al regista andremo qua. E sono i due incarichi. No, l'incarico che abbiamo preso al centro logistico sud di Lake Knot City è quello per la cosplayer. Stavo pensando, e i fucili Lenza da portare a Lake Knot City. Infatti, nell'ultima parte dell'episodio scorso, più che altro, mi sono messo a combattere in maniera un po' così con i muli, insomma, scoprendo che comunque adesso i muli praticamente non sono più un grosso problema, perché basta anche uno sparabolas, io li immobilizzo tutti, una volta immobilizzati tiro un calcio e questi svengono, diciamo, li stordiamo per bene. Oppure, vabbè, li posso stordire con le granate stordenti, anche se ce ne vogliono un paio per stordirli al 100%, perché alla fine sono granate elettriche. Io pensavo che scoppiavano, e invece sono proprio granate elettriche. Adesso, negli ultimi 5 minuti dell'episodio scorso, ho ripulito il loro campo, no, però ho ripulito i loro, diciamo, corpi svenuti dai fucili Lenza. Li ho presi, li ho prelevati e li ho messi sull'autocarro. Poiché adesso possiamo fare l'autocarro come mezzo di trasporto. Inoltre, in un loro box postale ho trovato un carico smarrito del regista, quindi già che vado dal regista glielo porto e basta. Tutto qua, principalmente. Adesso andiamo dal regista, come ho appena detto. Aspetta però che qua è veramente pieno di crepacci. Qualcuno poi ha posato le fondamenta di ponti, vabbè. Possiamo fare anche così. Ma no, francamente la voglia di costruire cose mi è un po' passata, devo dire. Dopo che ho perso un bel po' di tempo e ore per la costruzione delle strade, ma è un po' passato. No, perché comunque ci vuole parecchio tempo, eh. Se uno vuole dedicarsi alla costruzione, non finisce più davvero. Allora, aspetta che sto guardando. Beh, adesso col fatto che abbiamo steso i muli, questa zona è sicura, si può dire. Eh sì. Va bene. Ah, una cosa, aspetta, volevo vedere. Io faccio carico. Ah, non posso fare niente perché sono sul mezzo, sono in movimento. Aspetta un attimo che mi fermo. Ma no, perché volevo vedere una cosa, perché abbiamo fatto, ecco, nell'episodio scorso abbiamo anche fatto le sacche, le tasche per le granate. Quindi se io, non so, faccio granate matica. Ah, vedi, ecco che c'è qua. Metti nella borsa per granate, vedi? E allora sì, perché non l'ho fatto? Non lo so. Non chiedete. Poi facciamo così. Metti nella borsa. Ok, anche le bombe stordenti. Metti nella borsa. Aspetta, questa l'ho usata, questa. Ah no, questa c'è già. Già dentro. Allora, niente. Che ne avevo fatte un po', esatto, di borse per granate, va bene. Credo sia tutto. Metti nella borsa per granate, perfetto.
Ok, qua abbiamo lo sparabolas livello 1, il fucile lenza, ma il fucile lenza vi dirò, l'abbiamo provato, ma non è che mi soddisfa troppo. Più che altro perché devi prendere al volo i pacchi, quindi vabbè, carichiamolo sul veicolo, va? Ok. Ah, questa, ok, questa sì, l'abbiamo usata, la bomba studente usata. Allora, ce l'abbiamo nella borsa per... Ma sì, dai, lasciamola lì. Lasciamola lì. E io, no, sto pensando sull'autocar. No, mi prendo. Vabbè, questo non penso mi serva. Il chiodo arrampicata. Beh, l'overcaro se mi serve poi lo prendo. Ah, qua abbiamo una bomba stordetta. Non l'ho vista. Ah, borsa piena. Borsa piena. Quante granate ho messo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, giustamente sono le borse che ho messo. 7 granate ci stanno. Allora, guarda, questa qua la mettiamo sul veicolo. E quella là, questa qua, la mettiamo nella borsa. Ok. Così ho il CCP di livello 2, la scala. Ah, una scala ce l'ho. Ok, la sparabolas. La spada boss, mettiamola sulla rastrelliera. Un po' consumata. Ok, questi. Ah, sì, ok. Clip stivali, va bene. E mi sto un attimo riorganizzando, va. Vabbè, siamo piuttosto leggeri, devo dire, sulla schiena, eh. Sì, va bene così, dai. Ok. Ok. Bene, ora di andare. Allora, vediamo adesso quel ponte. Oh. Quello che aveva costruito qualcuno. Quindi comunque vabbè, le letture sono importanti e io per un gioco del genere comunque mi sarei messo a leggere. Ma lo sono ancora di più perché scopriamo cose. Cioè, senza la lettura, le letture, non avrei mai saputo che il regista vorrebbe Carica. connettersi alle UCA. Arrivati. Avvio stazione. Scansione in ok. controllo. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate fino alla partenza. Mi sa che io me lo Carico porterò evitato. sempre Vitale. dietro. Aspetta, siamo abbastanza vicini? Forse sì, con l'autocarro, forse. Allora, no, vedi? No. Devo avvicinarmi di più. O prendo il carico, mi devo avvicinare di più. Sta cosa però io l'avrei, come ho già detto, cioè io avrei fatto che ne so, che se entro nell'area, okay, vediamo se così basta, mi rilevava il carico. Perché non mi fai consegnare? Non è vero, abbiamo un carico da consegnare. Vabbè, dai, lo prendo, va, faccio prima, va. Aspetta. Questo qua. Ecco. Ok. D'altronde. Segna carico smarrito. Ma scusa, mi ha detto che voleva Consegna carico. connettersi alle UCA. Vediamo, aspetta. Tu sei una brava persona, Sam. Accidenti, non mi vengono nemmeno le parole. Ok, vabbè, questo abbiamo fatto, va bene. Che comunque era una cosa così. Vuol dire improvvisata. Beh, sei affidabile. Non ci piove.
D'accordo. Accetto il tuo invito a entrare nelle UK. Ok. Quel dispositivo che hai lì serve a rendere ufficiale la cosa? Sì. Ok. Diciamo che senza consegnargli qualcosa, forse la connessione alle UCA non ci sarebbe stata, secondo me. Perché non ho visto nulla, però vabbè. Facciamo questo pacco. Chissà se anche gli altri cambieranno idea. Vedremo. Ok. Vedete, chiare potenziata. Perfetto. State aggiunte nuove opzioni al terminale consegne. Fabbrica attrezzatura, altre opzioni. Beh, certo. Ho aggiunto una funzione di proiezione olografica all'Odradec. Puoi generare ologrammi di massi e nasconderti. Ma dai. Ma consuma la batteria, quindi non puoi rintanarti per sempre. Generatore olografico, vabbè. Wow, ma guarda. Nell'archivio ci sono dei vecchi film che posso vedere quando voglio. Eccellente. Ti ringrazio, Sam. In futuro immagino che dovrò chiamarti ancora. Non so, vedi tu. Vediamo un attimo. Nuovo ordine di scontro. Se ha qualche ordine sulla strada, diciamo. Per l'artigiano. Ah, vedi? Istituzione cartucce difettose della stampante chirale. Mi sa 522 kg. Tempo limite 60 minuti. No, vabbè, è troppo. Cioè, io voglio andare da altre parti. No, è troppo. No, va bene così. Ok. No, va bene così. Riciclo i materiali. Fabbrica attrezzatura, vediamo. No, ok, va bene, dai. Ti saluto, grazie. No, sarei sul veicolo, ok. Adesso da qua. Ok. Dobbiamo andare. Attenzione. Sì. Cioè, oddio, la scala. Io l'ho spostata. Ok. Di là, esatto. 1300 metri. Sì, è piuttosto in piano, forse. Però vediamo. Ok. Vediamo. Vediamo un po', vediamo dalla mappa. Beh, il territorio dei muli è sicuro adesso. Sì, vediamo. Non capisco se forse è in montagna, non vorrei dire, ma proprio su. Comunque, dove siamo noi? Qua. Guarda, facciamo così. Così capisco più o meno, poi da qui qua. Ok, vediamo. Eccolo lì. Ok. Oh, si ribalta. Dai, dritto. Si muove da solo. Ok. Lì c'è un bel crepaccio. Mi sa che devo stare però. Aspetta, perché. Qua non c'è nessun ponte. Aspetta. Vediamo, seguiamo qua, dai. Perché mi sa che non vorrei che dovermi arrampicare. Così, dai, connettiamo un'altra regione. B è felice, bene. Però intanto. Oh.
Aspetta. Ok. Dov'è il mio percorso qua? È un po' accidentato, eh. Ma questo è il ponte dove l'ha fatto, scusate. Non è molto... no. Beh, seguiamo la strada. Seguiamo questa strada, va. Ah, poi mamma aveva detto anche, pare un paio di episodi fa, che non so, c'era una tempesta violenta da queste parti. Non lo so. Ah, ci ha. E infatti, aspetta che si è spento. Una pioggia piuttosto intensa, va. Ok. Ma manca poco, a dir la verità, eh. Aspetta. 300 metri. Com'è? No, sto guardando. No, il rilevatore non si è attivato. Corrosione di strada, vabbè, sì, ok. Passiamo fuori dalla rete. Aspetta che intanto guardo, ok. Qua è molto stretto. Mamma mia. Ah, ma oddio, allora aspetta. Aspetta. Devo andare giù a piedi. Carico. Gli prendo la sua roba. Ah, il kit da cucito, ecco. Ok. Ok, sì, lei aveva solo questo. Sì, i suoi pacchi erano due. Va bene. No. Ah, ha smesso di piovere, tra l'altro. Mizga, si è imboscata bene. Cosplayer. Ok, aspetta. Effetto a consegna. Pensavo che era più lontano, a dire la verità, eh. Consegna carico. Wow, grande, ce l'hai fatta! Mi aspettavo qualche graffio, ma a quanto pare mi sbagliavo di grosso. Ok. Chiede da cucito. Consegnato. Vediamo se lei si unisce subito o deve farsi pregare un paio. Una stella? Fettino. Strano. Ok. Aspetto. Possiamo ufficializzare? Ah, sì. Ogni volta che il mio partner sente il tuo nome, si emoziona e mi racconta di quanto gli farebbe piacere conoscerti. Anche lui è interessato alla rete chirale. È molto convinto della sua utilità. Ma non riesco ancora a decidermi una volta per tutte. Quello che voglio dire è questo. Sarei disponibile a fare una prova, ma solo senza tutti quegli obblighi in più, se fosse possibile. E in tal caso potresti farci tu l'onore? Quindi solo un contratto vuole, boh, vabbè. Oh,
Ok, anche questo angolino di mondo l'abbiamo collegato. È un contratto, sì. Solo un contratto, va bene. Ok. Oddio. Sam Bridges! Benvenuto nella nostra casa vicino alla cascata. Il comico è errante. Beh, ti ringrazio per il disturbo. Ho sempre voluto conoscerti. Lo so che stai pensando. Ho una lontra sulla testa o sono solo felice di vederti? Beh, entrambe le cose. In realtà la lontra è della famiglia delle donnole, animali subdoli e insidiosi. Ma ora basta parlare di mio fratello. Che tipo? Cavolo, sei un duro. Ehi, lo sapevi che le lontre possono vivere senza terra? Oh sì, mangiano, dormono e partoriscono sempre in acqua. L'unica cosa che non sanno fare in acqua è affogare. Perché sono nuotatrici provette, l'hai capita? Ah, ok. Wow, non hai un gran senso dell'umorismo. Non ho detto nulla, come sempre. Comunque, secondo me dovresti prendere questo. Ti sarà d'aiuto. Ti garantisco che ti porterà molto lontano. Ok. Dai, capito? Lontano. Sì, va bene. Questa era buona, no? Oh, dai, tu sei l'unico pubblico che ho avuto in 12 anni. Vabbè. Oddio, ci ha dato il suo coso. Il suo cappuccio lì. La cosplayer vuole esprimerti la sua gratitudine. Ti ha regalato un cappuccio da lot. Vabbè. E comunque quel cappuccio è stato fatto a mano dalla mia partner di cosplay. Lei è bravissima! L'ha cucito a punto triplo! In seta! È un fenomeno! Ma il suo volto non mi è nuovo, eh? Indossalo e no. Anche tu potrai lanciarti sulle rapide senza paura. Se non temi di essere troppo sexy. Dico bene? Niente? Niente di niente? Sai cosa? Va bene. Vai allora, vai pure, ok? Sì. Vai a fare amicizia col fiume. Sarà uno spasso. Morirò malissimo. Ok. Nuovo ordine disponibile. Scusa, fa vedere. Vai il cappuccio. Attiva. Ah, lo attiviamo così. Ah, cappuccio. Le consegne per ulteriori informazioni. Ah, sì, va che la. Sì, è lì. No, vabbè, ok. Ok, va bene tutto. Ma. Va bene, questo. No, devo attivarlo. Ah, però siamo fermi, non possiamo muoverci, Ok. Siamo fermi, va bene. Ok. Attiva terminale. Hai qualcosa che magari... Ah, studio, no, crema antietà. Ah, ecco, questo potrei consegnarlo, guarda. Biancheria intima di alta qualità. Perché sono di strada. Sono praticamente di strada. Poi da lì magari prendo la strada. Questo lo accetto. C'è qualcosa... Inferiore al 50%. Va bene. Aspetta. Sì. Consegna premium. Due più condizioni. Consegna due più parti di carico. Beh, consegno tutto. Ah, quantità 1 o più. Ah, vedi, questa cosa non l'avevo mai vista, in effetti, anche se me ne hanno parlato. Infatti. Ma proviamo a consegnarlo a livello premium, vediamo cosa succede. Sì. Ok. Consegna biancheria, consegna quantità 2 o più, va bene. Altri muli non ci sono, quindi va bene. Porta sulla schiena. A posto così, va bene. Tanto ce l'ho qua l'autocarro. Ordine assegnato. Ok. Allora, adesso torniamo indietro. Limite alle armi revocate. Fammi apri menu carico, li metto sull'autocarro.
Ok. Perfetto. Adesso torniamo indietro. Qua è un po'. Facciamo retromarcia. Ok, aspetta. No, no, no. A saperlo che era così. Aspetta. Devo girarmi qua. Se ci riesco, Così. Ci mette un po' a... Ok, va che mi sto girando dopo un po' di botte. È in retromarcia, non è istantanea. Ok, però dai, ce l'abbiamo fatta. Ok. Ah, qua c'è una stazione di riposo, va bene. Va bene. Beh, io farei il giro magari un po' più lungo. Sì. Sì, come prima. Aspetta. Si vede che qua... diciamo che abbiamo sfioriamo il territorio delle CA, Ok. Vai, carichiamoci un attimo. Vai. Ok, no, adesso... Prima di tutto leviamo sto indicatore e anche questo. Ok. Ok, sì, siamo al territorio dei muri, va bene, ma tanto non c'è nessuno. Dei corrieri, ecco, ha smesso anche di piovere e poi dovremo riaffrontare quel posto lì, anzi riaffrontare, anche se secondo me sarà peggio. Ho l'impressione che... Salve. Già, metto il turbo. Ok, siamo arrivati. Pulmone. Ok. Vai, parcheggiamo qua. Perfetto, adesso consegniamo il nostro carico opzionale. Aspetto consegna. Ok, una consegna premium stavolta, Qualche mi piace in più, forse. Segna premium, eh sì, vedi, qualche mi piace in più. Ok, S. Ha fornito un progetto per... autocarro modello lunghe distanze, pensa a te. Va bene. Vabbè, ma non penso, Cioè, se è come la moto, che non posso caricarci su roba... Beh, stammi bene. Che senso ha averlo? Cioè, avrà una batteria più lunga, ok, però... Accedi al terminale delle consegne. Va bene. Adesso. Andiamo. Ok, ci mette un attimo, ci mette 2 secondi a fare retromarcia. Allora, dobbiamo tornare là.
Dobbiamo trovare la strada. Aspetta. Aspetta. Carico. Ok. E comunque anche l'autocarro, questo qua normale, ne ha di energia, ne ha parecchia. Però se è quello per lunghe distanze, magari ne ha molta di più. Ok. Perfetto. Allora qua, passiamo di qui. Ok, non ci incagliamo. Ci incagliamo, ok. Devo trovare... Ah, di là c'era il ponte, vabbè. No, devo trovare la strada, quella che abbiamo usato l'altra volta. Arriviamo diretti. Ok. Vediamo se la vedo. Là c'è un campo di muli. Siamo anche dentro, tra l'altro, aspetta. Eh sì. In teoria dovrei aver annullato, no? Non riesco a capire il tempismo di... No, sto guardando... Eccola là, la strada. Maledizione, aspetta. Vai, vai, lo stendiamo. Lo stendiamo. Ok. Beh. Qua è un po' pieno di... pozze. Ok. Sono arrivato da chi? Dall'artigiano, forse. Sì. Sì, mi sa di sì. Ok. Ecco qua la nostra amata autostrada. Ottimo. Ma però piove. Vai, possiamo usare il turbo in maniera indiscriminata. Ok. Oh, così andiamo direttamente alla nostra meta. Ok, siamo arrivati. Ok. Wow. Perfetto. Ho fatto abbastanza in fretta e... in maniera sicura, ok. Mi devo sgranchire le gambe. Attiva terminale. Ultimamente gli abitanti di South Knot City hanno subito un'ondata di attacchi terroristici e non ricevono neanche provviste regolarmente. Non stanno morendo di fame, non ancora almeno, ma si sta diffondendo un senso di inquietudine. Devi portare loro più provviste che puoi, viveri, ossitocina, beni di prima necessità. Trasporterai anche semi, vermi e pasta proteica di insetti, sostanze organiche e armi anti-CA potenziate con il tuo sangue. Cose che non possiamo inviare con la stampante chirale. Una consegna può ricordargli che non sono tagliati fuori dal resto del paese. Un segno di speranza. E se riuscissi a connetterli alla rete chirale, sarebbe perfino meglio. Però c'è qualcosa che mi ronza in testa. Poco tempo fa qui è passata Fragile. Ha detto che per via di qualche instabilità con la spiaggia aveva problemi con i salti. Finché non sistemiamo la cosa, non sarà in grado di aiutarti.
Se vuoi saperne di più, Fragile è al centro logistico a sud di Lake Nod. Sono passato prima. Ho indicato la sua posizione sulla mappa. Buttaci un occhio. Comunque, sembra che i livelli di densità chirale stiano aumentando. Stiamo cercando di capire che effetto possa avere sul funzionamento del Qubit. Ma tu non preoccuparti di questa cosa. Continua a lavorare come solo tu sai fare, eh? Allora, effetto consegna. Ok. Consegna tutto. Belle fuori, belle dentro. No, beh, qualche cassa no, dai, un 7% di danno ce l'ha. Vale. Ottimo lavoro, Sam. I tecnici chiamano le armi che hai portato fucili lenza. E comunque non è colpa tua. Avremmo dovuto sorvegliarle meglio. Era compito nostro. Controlliamo il carico. E va bene, va bene. Fantastico, la maggior parte c'è. C'è tutto. Grazie a te abbiamo minimizzato i danni. Vabbè, ok. Cilenza 2, 3, 4, 5 e 6. Ok. Ah, ok. Prima me l'ha fornito così, adesso ci ha fornito il progetto e possiamo crearlo. Ok. Va bene. Va bene. Ok. Cos'è Legend of Legends? Per uno. Vabbè. Ok. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Sì. Accedi al terminale delle consegne per... Vediamo. Accetta ordini per Sam. Consegna rifornimenti di emergenza a South Knot City. Ah, forse è qua che si trova. Non l'ha detto prima, non mi ricordo già. Ordini standard. Ah, c'è qualcosa per l'ingegnere. Sonniferi potenti per l'anziano. Qualcosa per un po' di per tutti, mi sa. Colazione in corallo. Regista. Ok, 100. Sì, vedi, là c'è la X sul viaggio rapido, infatti. C'era. No, ma io quasi quasi accetterei. Non so, beh, intanto, guarda, come sempre. Aspetta, vediamo qua. Ok, no, fucile lenza. Eccolo qua. Ok. No, come... Riposiamo, prima cosa. Riposiamo. Ah, ma il furgone è rimasto... non era nell'area. Vabbè. Lo riparerò dopo. Prima cosa riposiamo assolutamente, poi ci organizziamo per il viaggio, accettiamo l'ordine e andiamo. Ok. E le munizioni di Sam sono state reintegrate, va bene. Quindi è solo riposando che recuperi le munizioni. Non le puoi creare o altro. Preghiero di sangue completato. Grazie della tua generosità. Ok, va bene, bene, un po' di posta, vediamo, controlla BB, l'altra volta c'era, no, sai che è tutto normale, sì, infatti. Ciao. Ehi, BB. Ok, sembra felice, va bene. Direi che magari leggiamo dai quello che ci è arrivato. No, poi si accumula. Aspetta. No, volevo. Vabbè, dai, si capisce qua questo. Rigattiere, grazie per aver consegnato il prototipo. Sembra sito che hai consegnato i nostri campioni. Ti ringrazio, lo apprezziamo molto. So che probabilmente sarà stato strano per te vedere lei e me separati e quant'altro. E so che ha avuto un comportamento di merda con me e con tutti. Comunque volevo solo dirti che ti stiamo riconoscenti. Spero che quella roba possa rivelarsi utile un giorno. A proposito, abbiamo un paio di nuovi progetti su cui stiamo lavorando. Quindi se ti interessa quel prototipo passa al nostro rifugio per dare un'occhiata. Magari le cose
che stiamo facendo saranno utili a qualcuno. Ci vediamo se. Ok, l'artigiano. Un altro aiuto da parte dei corrieri. Ehi Sam, è presente quel corriere di cui ti avevo parlato? È passato di nuovo a farmi visite. È stato nel posto dove vivevo prima, quello in mezzo alle rovine. È presente? Pare fosse andato lì per recuperare qualcosa per me. Vecchi abiti da lavoro che mi dispiaceva aver lasciato lì. Non gli avevo chiesto nulla, ma l'ultima volta che ci siamo visti ha capito che mi sarebbe piaciuto riaverli. Gliene ho parlato e subito si è offerto di recuperarli. È stato inutile dirgli che non ce n'era bisogno e che non valeva la pena. Ci sei già tu che ti sbatti a destra e a manca per chiunque. Ma ha voluto recuperare lo stesso. È tornato sano e salvo con i miei vestiti. Non era solo. Diceva di aver fatto squadra con un altro corriere. Uno stava attento alle CA mentre l'altro si occupava del carico. Nessuno dei due aveva abilità Dooms, ma insieme erano in gamba quasi come te. Stavolta almeno era tutto per il verso giusto. È incredibile cosa sono in grado di fare le persone quando si mettono l'impegno e quando c'è gente come te a ispirarle. Il collezionista. C'era una volta le lettere. Giornali e riviste si pubblicavano con regolarità un tempo, una volta al mese o nel caso dei giornali ogni mattino o ogni sera. Erano parte integrante della vita sociale al tempo di mio padre. La routine di tante persone ruotava sostanzialmente intorno a questi mezzi di informazione. Ma per quanto una persona desiderasse leggere il numero successivo, non poteva far altro che aspettare con pazienza la sua uscita. Un tempo era lo stesso con le lettere. Non si poteva digitare e recapitare un messaggio sul destinatario in modo immediato, no. Bisognava armarsi di carta e penne, scrivere con cura i propri pensieri, per poi infilarli in una busta da mettere in una cassetta postale. Dopodiché si doveva aspettare che il postino la raccogliesse, la catalogasse e la consegnasse. Per alcune lettere potevano volerci giorni per arrivare a destinazione, a volte anche di più, se dovevano viaggiare in cielo o via mare. E poi, dopo tanto aspettare, non si poteva far altro che attendere ancora di più per una risposta. A mio avviso era una cosa positiva in fin dei conti. Pensa ai giorni trascorsi col fiato sospeso, chiedersi cosa avrebbe portato il postino. Che modo meraviglioso di allenare la propria immaginazione. Beh, insomma, sì, beh, era un'altra cosa. Una strana luce nell'inceneritore. So che ti sembrerà assurdo, Sam, ma devi credermi. Ero all'inceneritore. Avevano trovato un cadavere vicino alla stazione secondaria. Bisognava cremarlo. Dal momento che non abbiamo una vera e propria squadra addetta allo smaltimento dei cadaveri, è toccato a me occuparmene. Una decisione plausibile, considerando che ho passato molto più tempo degli altri all'esterno. Non potevo dire di no, qualcuno doveva puffarlo, ma ciò non significa che non me la stessi facendo sotto. Non ho le Dooms o altri poteri, ma non c'è bisogno di essere speciali per capire quando le CA percepiscono la tua presenza. Non erano molto lontane, volevo soltanto portare a termine il compito di tornarmene a casa, ma poi una di quelle bastarde è spuntata fuori dal nulla e per poco non mi prendeva un colpo. Non so come ho fatto ad arrivare all'inceneritore senza farmi acchiappare, ma è stato allora che è successo qualcosa di veramente strano. Ho visto un bagliore, avrei voluto esaminare più da vicino quella specie di luce, ma non avevo intenzione di correre altri rischi, dovevo fuggire da quel posto a gambe levate, adesso però il pensiero mi tormenta. Dovresti darci un'occhiata se ti capita. A meno che io l'altra volta ho sbagliato destinazione. Io l'altra volta, cioè molto tempo fa, se vogliamo, molti episodi fa, ero ritornato a Capital Knot City per vedere questa cosa strana che era apparsa. Ma non c'era nulla. Io ho girato, ma non c'era nulla. E forse dovevo andare all'inceneritore allora. E allora me lo devo ricordare che appena abbiamo il viaggio rapido io torno indietro e vedo un po'. Vediamo. Un modello a cui aspirare, Sam. Devo chiederti scusa. Dalle parole del mio ultimo messaggio sembrava che tu fossi a un passo dal diventare obsoleto. Probabilmente l'entusiasmo per quel corriere robot mi ha dato alla testa. Forse non si capiva molto bene, ma ero felice di vederti qui da noi. Dico sul serio, i robot sono utili e ci permettono di correre meno rischi, è vero. Ma ciò non significa che non abbiamo bisogno di gente come te. Anzi, abbiamo bisogno di te ora più che mai. Sei un simbolo, sei di ispirazione per tutti noi. Che ti vede, rischiare la vita per tutti noi, davanti a sé è un esempio da seguire. Ciò non significa che ora dobbiamo partire tutti all'avventura per le terre desolate, ovvio. Ma credo che il tuo lavoro possa insegnarci a costruire un futuro migliore. La gente ha bisogno di un esempio come il tuo, e quando ne ho,
E quanto ne ho bisogno anch'io? O alla fine voglio un monumento, visto che tutti, non so, tutti credono in noi. Incredibile potenzialità dei generatori olografici. Ti sono molto riconoscente, Sam, e proprio tu, ogni singola volta. Devo ammettere, un email EUCA mi ha garantito l'accesso a un vero tesoro di dati, ma a quanto pare io non sono unico ad aver trovato questa bella sorpresa. Hai dato un'occhiata al nuovo generatore olografico del tuo Odradek? È incredibile, non solo gli ologrammi sembravano vere e proprie rocce, ma non vengono neanche riconosciuti dai rilevatori dei muli. E puoi usare perfino per nasconderti. È un po' come la tecnica e la tecnologia che si usavano un tempo per i film. Luce e ombre, illusioni ottiche, ma il livello di realismo è di un altro livello. Ti rivelo un piccolo segreto. Ho usato un generatore olografico per intrufolarmi in un accampamento di muli e girare dei video. Non avevano la minima idea che io fossi lì. È incredibile quante belle riprese si possono fare quando nessuno sa che stai filmando. In effetti ho deciso che userò la stessa tecnica per girare un film intero. Lo troverò il grande messo, il messia, sì. Ti ho già scelto per il ruolo principale, se non mi deluderai, vero? Faccia pure, basta che poi mi paghi. Va bene. Ok, qua... No, interviste non c'è nulla di nuovo, a parte i diari che leggeremo. E va bene. Ok, allora direi che possiamo anche uscire. Sì, qua non c'è nulla da fare. Magari guarda, giusto per... Ah, ok, dicevo, non posso fare la doccia. Ok, farei pipì. Però vabbè, salto, tanto... Aspetta, ok. Ok, 10... devo far pipì da un po', mi sa. Facciamo allora anche una... Ma sì, allora facciamo tutto, dai, tanto meno male che ha messo la possibilità comunque di saltare. Va bene tutto, ma... Abbiamo già visto. Ok. No, vedi, in questo caso eravamo piuttosto puliti. Allora facciamo anche i rifiuti grossi, va. Già che ci siamo. Ok, usa il bagno seduto. Ok. Ok, no, infatti, poi più che altro la pipì. È da un po' che non facciamo la pipì, mi sa, vabbè. Esci dalla stanza privata. E niente, adesso accettiamo allora l'ordine. Dovevo, guarda, prima riparo il nostro mezzo e poi accettiamo l'ordine, dai.